Salve a tutti i lettori di androidblog.it, oggi sotto la nostra telecamera non vi è alcun nuovo prodotto tecnologico, quindi nessuno smartphone e nessun tablet, bensì vi è la nostra nuova applicazione, l'applicazione di androidblog.it che è stata rilasciata da poche ore sul Play Store e volevamo farvela conoscere al meglio in tutte le sue funzioni e in tutte le sue sfaccettature. A primo impatto l'interfaccia grafica è abbastanza accurata, adesso non lo dico perché sono di parte proprio. Ma diciamo è vero, poi magari nei commenti ci darete le vostre impressioni e i vostri pareri. Come dicevamo, l'applicazione è suddivisa per categorie. Innanzitutto vi sono le categorie che è possibile trovare solitamente all'interno del sito, poi vi sono tutti i social ai quali è possibile accedere direttamente dall'applicazione e poi tramite browser esterno. E vi è anche poi la catalogazione delle notizie in base a quelle che non abbiamo ancora letto e poi in base ai preferiti e vi è l'opportunità di sincronizzare e di impostare al meglio l'applicazione. Partendo dall'inizio troviamo appunto le categorie, le news e diciamo. Sono quelle che vengono catalogate proprio come notizie che riportano argomenti di carattere generale. Poi vi sono quelle relative agli smartphone, che sono, diciamo, quasi quelle più trattate all'interno del nostro blog. E poi vi sono tutte le altre categorie, a partire dai tablet, le recensioni sui giochi, le recensioni dei dispositivi che abbiamo in prova per voi e via dicendo. Per quanto riguarda poi l'aspetto dei social, YouTube fino adesso è l'unico completamente, diciamo, supportato, tra virgolette, in quanto la riproduzione avviene all'interno dell'applicazione stessa. In questo momento noi non abbiamo installato sulla CyanogenMod YouTube, quindi la riproduzione del video, diciamo, non è possibile. Per quanto riguarda poi i vari social network come Facebook, Twitter e Google Plus, l'avvio non avverrà all'interno dell'applicazione ufficiale che abbiamo installato, bensì avverrà su browser, stock, Chrome, Firefox o qualunque altro web installato come predefinito. Andando poi a guardare le notizie in generale, è possibile notare come vengano catalogate su non lette. In questo momento noi abbiamo installato l'applicazione da pochissime ore, quindi tutte quante le notizie che sono disponibili sul sito vengono catalogate come non lette. Andiamo ad esempio ad aprire un articolo e possiamo vedere come questo è stato organizzato, insomma, secondo le stesse, la stessa catalogazione che possiamo trovare sul sito web normale. Qualora poi volessimo visualizzarlo in modalità web, si aprirà una pagina web all'interno dell'applicazione stessa che ci permetterà di visualizzarlo come se fossimo normalmente davanti al computer. Su ogni articolo poi vi è la possibilità di condividere il post sui vari social network. In questo momento noi non abbiamo installato alcuna applicazione, ad esempio di Facebook o di Google Plus, quindi non vi è la possibilità di condividere l'articolo da nessuna parte. Poi con questa stella a fianco al pulsante delle condivisioni è possibile aggiungere l'articolo ai preferiti e una volta che l'abbiamo aggiunto ai preferiti possiamo comunque andarlo sempre a ripescare in questo apposito menu. Per quanto riguarda poi il pulsante di sincronizzazione, qualora decideste di impostare la sincronizzazione in modo manuale, non automatico, tramite questo pulsante avvierete il download dei nuovi contenuti. Nelle impostazioni poi dicevamo appunto vi è la sincronizzazione in primis che può essere automatica e manuale. Gli aggiornamenti automatici avvengono diciamo con un intervallo ben fissato. E quindi poi sta all'utente decidere con che frequenza aggiornare i contenuti dell'applicazione. È impostato di default 30 minuti, che secondo me è diciamo, l'intervallo di tempo più indicato, anche perché se fosse impostato a 15 o 5 minuti la durata della batteria ne risentirebbe molto. Per quanto riguarda poi i contenuti da scaricare, vi è da evidenziare la presenza della divisione, insomma, che si possono scaricare i contenuti con la sola connessione Wi-Fi o con il 3G. È consigliato scaricare, soprattutto per quanto riguarda le immagini, soltanto se siete connessi alla Wi-Fi, visto se magari avete un piano dati che risente di un consumo eccessivo. Per quanto riguarda poi l'impostazione delle notifiche, sono
abilitate le notifiche push che verranno visualizzate proprio nella barra delle notifiche ed è possibile scegliere una suoneria personalizzata oppure fra quelle che sono presenti su Android e si può decidere se far vibrare lo smartphone o meno. In più, una nuova funzione aggiuntiva che è stata implementata solo su pochissime applicazioni è far accendere la luce del flash quando arrivano delle nuove notifiche e quindi ci sono dei nuovi articoli. Qui potete con il pulsante feedback potete lasciarci un commento ed esprimere le vostre opinioni su questa applicazione, ed inviarci anche dei suggerimenti per le prossime versioni. Qui possiamo, diciamo, pulire la cronologia delle ricerche e diciamo, cancellare tutti i dati degli articoli precedentemente scaricati. E fiduciosi che possiate apprezzare il nostro lavoro, vi invitiamo comunque a scaricare questa applicazione e magari a lasciare anche 5 stelline per il supporto.